Bentornati, un cordiale saluto da Andrea e bentornati sul canale della Formula 1 dimenticata per un video politically correct al massimo. Oggi parliamo di un argomento decisamente retro, un argomento che in Formula 1 non ha neanche più ragione di esistere, che è le pubblicità delle marche di sigarette e la loro fine. Onestamente le pubblicità di marche di sigarette in Formula 1 non ci sono più, benché Mission Win Now e Better Tomorrow abbiano cercato di infilarsi un po' nel mezzo, non ci sono più. E questa morte è avvenuta molto 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 lentamente e si è passati dall'avere praticamente pacchetti di sigarette su ruote a pubblicità sempre sempre più sottili e subliminali in quegli stati dove la pubblicità dei tabacchi non era più consentita. Oggi, grazie al nostro fan e abbonato Tommaso Bartalena, che ha scritto lo script di questo video, andiamo a ripercorrere tutti quei metodi più creativi con cui le varie scuderie di Formula 1 hanno censurato le pubblicità tabaccaie. E quindi benvenuti a Il Tabagista Mascherato. Le aziende di tabacco sono sempre state legate all'iconografia del motorsport e soprattutto della Formula 1, dove specialmente negli anni 70 non c'era team che non avesse la sua marca di sigarette e anzi si andava proprio a identificare le macchine con le marche di sigarette, non tutte perché alcune erano le stesse, ma praticamente c'era la specifica accoppiata macchina marchio. Questo momento però durò un decennio o poco più di un decennio, perché a partire dagli anni 80 le leggi in materia cominciarono a cambiare e cominciò a esserci una restrizione della pubblicità al fumo di sigaretta e quindi anche la promozione dei prodotti di tabacco su stampa, in TV o in qualsiasi altro modo venne fortemente limitata fino poi a quasi sparire del tutto. Nelle nazioni in cui si potevano mostrare le pubblicità tutto era normale. Nelle altre nazioni in cui cominciavano a esserci più restringimenti di carreggiata, mettiamola così, si dovevano censurare queste pubblicità. Alla lunga, lo sappiamo, tutti gli sponsor tabaccai sarebbero poi spariti dalla Formula 1, però si è girato per anni i calendari con gare tobacco free e altre gare tobacco banned, in cui la reclame delle bionde era assolutamente vietata e ai team veniva imposto di rimuovere i loghi incriminati. Ma voi potete pensare che a squadre abituate ad aggirarsi nei meandri del regolamento, a scovare tutte le zone grigie, potesse bastare mettere il bianchetto sulla propria vettura? No, ovviamente no. E quindi via a cercare subito tutte le scappatoie per sì censurare il marchio, ma comunque far capire che in quel punto dovrebbe esserci un'altra scritta. Quindi, visto che i soldi dei produttori di sigarette facevano sempre gola ed erano molto ambiti, quasi tutti i team escogitarono diversi trucchi variamente ingegnosi per aggirare il divieto e continuare a reclamizzare i prodotti dei loro munifici sponsors. Oggi ne vediamo alcuni e vediamo anche le varie tecniche di occultamento dello sponsor. Io ho scelto di non fumare e adesso vi dico il perché. Con un amico come il fumo non c'è bisogno di nemici. Partiamo da uno dei più semplici ma anche più ad effetto: censura con codice a barre, prerogativa della marca Philip Morris sulla McLaren e sulle Ferrari, che sostituiva la scritta Marlboro con un codice a barre tutto sommato così innocente, che simboleggiava la censura subita. Sulla McLaren l'abbiamo visto sempre in una forma, sulla Ferrari ha mutato diverse forme a seconda degli anni, prima era semplicemente uno spazio bianco, poi hanno cominciato a metterci i trattini neri, poi hanno cominciato a metterci proprio il codice a barre, finché poi non è sparita del tutto, cercando poi di tornare con Mission Win Now, come abbiamo detto prima. Ovviamente tutti sanno quello che c'è sotto quel codice, sotto quelle righe nere, e soprattutto la Ferrari che metteva la riga nera e poi sopra le righe rosse, come a simboleggiare una sorta di sponsor blurrato, sfocato, in qualche modo illeggibile, ma tutti sapevamo che di sotto ci doveva essere la scritta Marlboro. Dalla censura con codice a barre passiamo al motivo geometrico, ovvero
la Zaxpeed nel 1985 pensò bene di sostituire la scritta West con delle forme geometriche nero che però, se ci fate caso, ricordano vagamente la parola che dovrebbe essere censurata. La stessa strategia la troviamo sul team tabaccaio per eccellenza, la Bar, che nel 1999, quando correva con la doppia livrea, aveva da una parte lo sponsor Lucky Strike censurato in altro modo, dall'altra parte lo sponsor 555, che non è il modulo di Oronzo Canà. Io invece uso una cosa diversa, 555. Ma è un'altra marca di sigarette che qui veniva abilmente censurato con delle ambigue semilune molto simili al 555. Ma il metodo principe, l'idea regina per occultare tutti i marchi di sigarette sulle vetture di Formula 1 è ovviamente sostituire la parola incriminata con un'altra parola apparentemente innocente. Pensiamo per esempio alla Williams, che negli anni 90 era sponsorizzata dalla Rothmans e in alcune gare divenne Racing. E quando poi si passò nel 1998 alla marca Winfield, si cominciò a vedere che, siccome le due lettere principali coincidevano, Winfield diventava Williams F1. E non è casuale non scrivere solo Williams, ma Williams F1, perché la F1 finale andava a simulare un po' la L e la D del marchio Winfield e a dare da lontano praticamente lo stesso effetto. Negli anni 90 un altro marchio preponderante in griglia di Formula 1 era la Mild 7, che appariva sulle carrozzerie di Benetton, Tyrrell e poi anche Minardi. E proprio la scuderia di Faenza, a nostro parere, adotta il camouflage migliore, dove, siccome anche qui la prima lettera del nome della scuderia e quella dello sponsor coincidevano, si ebbe questo simpatico Minardi con caratteri Mild 7. E non dimentichiamoci la McLaren, che in alcune gare al posto del barcode mise proprio il logo della propria scuderia, McLaren, sfruttando la coincidenza sempre delle iniziali identiche che tornavano utili alla causa. Guarda che caso, incredibile! Altra idea che sicuramente tutti ricorderete per un team in particolare, quello appena citato, è quella di sostituire il nome dello sponsor con il nome del pilota che guidava quella macchina. Adesso avete in mente tutti una sola vettura, la McLaren di Häkkinen e Coulthard, che metteva sulle proprie fiancate al posto dello sponsor West le scritte Mika o David per aggirare appunto i divieti di sponsorizzazione del tabacco. E in questo caso la West disse: grazie al Coulthard che ha messo David sulla fiancata. E non abbiamo dubbi, no? È una gag straordinaria. Iscriviti per altre gag su questo canale. E sempre su questo tema andiamo in casa Jordan, una delle maestre nel censurare i nomi degli sponsor tabaccai, e nel 1996, nella sua versione dorata, era già sponsorizzata da Benson & Hedges, ma i nomi dei piloti iniziavano entrambi per B. Caso strano, la stessa iniziale di Benson. Volevate il chitarrista più veloce del mondo? No, non questo Benson, un altro Benson, per piacere, questo è un canale serio. E quindi ecco che le Jordan vengono rimarchiate con i cognomi di Martin e Rubens sul cofano motore. Da notare la finezza della scritta che compariva sulla vettura proprio del brasiliano, che recitava Barrichello, perché la B e la H richiamavano ovviamente al logo di Benson & Hedges. Geniale! Geniale, se ti dico che è geniale, geniale! Geniale! Complimenti. Ma se rimaniamo in tema di nomi di piloti utilizzati per mascherare sponsor, che è una categoria con un nome un po' lunghetto, la trovata più geniale in assoluto la dobbiamo andare a pescare nel 1987, perché qui Michele Alboreto, al Gran Premio di Germania, modificò la fascia bianca dove doveva esserci la scritta Marlboro col proprio nome, M. Alboreto, ovviamente scritto con gli stessi caratteri di Marlboro, e così andò in pista con M. Alboreto. Non c'era niente di strano, era semplicemente il suo nome e cognome. Ma non andò bene, no, non andò bene, perché gli organizzatori del Gran Premio, a quanto pare forti della rigidità teutonica che da sempre li contraddistingue, non apprezzarono la furbata italica, da sempre conosciuta nel mondo come l'arte di sapersi arrangiare, e chiesero la rimozione di quella scritta che era un po' troppo simile al logo della Marlboro. E quindi si crea col tempo questa sorta di gara, no? Tra la censura che interviene nei casi più eclatanti e i team che man mano cominciano a prenderla sempre più sul ridere. Viene per esempio in mente la Williams sponsorizzata Rothmans,
che in alcune gare al posto della farlocca scritta Racing, di cui abbiamo parlato prima, mise la scritta R. punto interrogativo. Chissà cosa vorrà mai dire questa R puntata, non lo so, lo sapete voi? Io no. Ma come anticipato prima, le soluzioni migliori ce le diede Eddie Jordan e il suo storico sponsor Benson & Hedges, che nel corso degli anni veramente misero in campo tutte le possibili strategie di taroccamento delle scritte, cogliendo alcune tra le soluzioni più divertenti per aggirare questi divieti. La prima che viene in mente è l'iconico Buzzing Hornets al posto di Benson & Hedges, che vuol dire calabroni ronzanti, che rimandava anche un po' al tema animalesco della livrea, oltre che alla somiglianza dei caratteri usati come quelli dello sponsor, ma questo è una costante. Ma il capolavoro più totale lo fece con la Jordan EJ13, perché qui dissero: ma perché dobbiamo andarci a inventare frasi, cose, stratagemmi? Basta annerire alcune delle lettere di Benson Hedges e viene fuori Be on Edge, ovvero stare al limite, con un arguto doppio senso che non solo rimanda al concetto di limite in pista, ma anche al concetto di limite nell'aggirare queste imposizioni, questi divieti di pubblicità del tabacco. Uno di questi metodi, tra l'altro, l'abbiamo già menzionato in un nostro video, quello sulla Zaxpeed, che se non avete visto vi consiglio di andare a trovare. Quando ovviamente sponsorizzate da West, si trovarono a sostituirlo con la scritta East. Però c'è da dire che anche la Bar, come detto scuderia tabaccaia per eccellenza, si diede da fare parecchio nell'aggirare divieti, ad esempio togliendo lo sponsor Lucky Strike e mettendo le ambigue scritte Look Left e Look Right sulle varie fiancate della monoposto. Oppure la mia preferita, con il beffardo Look Alike, ovvero sembra uguale sul posteriore della propria vettura. Sicuramente molte di queste pratiche di camuffamento tabaccaio mi saranno tornate in mente, o comunque le avevate già viste in giro. Ce n'è una però che non tutti si ricordano, forse soltanto i più impallinati, come il nostro autore Tommaso, ovvero quella della Cabin, che era una marca di sigarette giapponese, e davano la nota di rosso su cofano, motore e alettone anteriore sulla Tyrrell 1993. Nelle gare in cui non si potevano sponsorizzare le marche di sigarette, vedevano il loro logo rimaneggiato in una maniera graficamente davvero orribile, per quanto bizzarra, ovvero togliendo la A e la B da Cabin e mettendo dentro piccolissimo Challenge Spirit, che doveva poi venire fuori Challenge in Spirit. Ma siccome c'era prima la C, Allenge, poi In e poi Spirit in mezzo, non si capiva bene come leggerlo, e da lontano tra l'altro si leggeva soltanto Chin, e il nostro autore giustamente dice poteva anche far rimandare alle ragazze Chin Chin di colpo grosso. I nostri fan più d'esperienza sicuramente se lo ricordano. Siamo giunti alla fine di questo breve video, ma molto divertente, che ha mostrato una bella carrellata storica di sponsor che uscivano di scena per poi rientrarci, come quel meme dei Simpson, uguale. Però ci sono due che di fatto l'hanno quasi sempre fatta franca. E parliamo in particolare della livrea Marlboro della McLaren. Ora, sì, abbiamo detto prima che la scritta veniva spesso o cancellata oppure camuffata col codice a barre, ma voi vi chiederete come mai riuscirono sempre a mostrare senza problemi il baffo Marlboro sul cockpit senza incorrere in sanzioni? Perché lo mostravano senza mostrarlo. Quando la McLaren correva con lo sponsor normale c'era ovviamente il baffo con l'angolo acuto normale, ma quando si correva in gare con il ban del tabacco, l'angolo acuto veniva stondato in modo che fosse semplicemente una sorta di arco e non più un angolo. Questa cosa però si percepiva soltanto nelle inquadrature dal lato, perché in quella terra non era così distinguibile, e infatti praticamente la livrea sembrava uguale a quella originale senza che la modifica si notasse. In pratica eludi la regola facendo sembrare che non la stai eludendo. L'ultimo caso invece rimane un piccolo mistero, e qui metto un'aura un po' più di indagine. Come mai? Come mai lo sponsor Camel negli anni 80-90 nelle gare no tobacco se la cavava semplicemente togliendo la scritta Camel e sostituendola
con il logo del cammello ingrandito? Come mai non era registrato quel disegno? Mi sembra molto strano, eppure lo facevano. C'era forse un cavillo regolamentare, una zona grigia che permetteva al camel di attraversare la cruna del lago perché magari non parlava di disegni ma soltanto di scritte? Chi lo sa? La censura, tra l'altro, non si è limitata soltanto alle gare di Formula 1, ma a parte valere ancora tutt'oggi, è stata estesa anche a, per esempio, i festival motoristici. Esempio cardine: nel 2022 Martin Brundle si presenta a un festival in Austria guidando una Benetton B192, dove al posto di camel c'è il disegno di un topo e la scritta Mouse, suscitando l'ilarità di spettatori addetti ai lavori presenti. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questo nostro video con cui abbiamo esplorato e ripercorso un po' tutte le varie censure più creative dei vari sponsor tabaccai in Formula 1. Se pensate che ce ne siamo persa qualcuna o se volete dire qual era la vostra preferita, lasciateci un commento qua sotto, iscrivetevi al canale per nuovi video, nuove curiosità e nuove storie che torneranno su questo canale, recuperatevi i vecchi, è uscita La storia della Coloni, se non l'hai vista mi sembra il caso di tornare nel canale e darci un'occhiata, e se volete sostenerci di più potete abbonarvi, come tra l'altro Tommaso che ha scritto questo video. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a un prossimo video. Ciao!